Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Care sorelle e cari fratelli, la Chiesa vive la festa di tutti i santi e commemora i nostri cari defunti che già godono della visione di Dio. Per noi pellegrini quaggiù, questa festa è un richiamo al destino che ci attende. Ci attende la vita in Cristo. Infatti, con la sua morte e risurrezione, Gesù ha impedito che la parola fine tirasse il sipario sulla nostra vita. Il tratto di strada più o meno lungo che percorriamo sulla terra è un pellegrinaggio verso la vera patria che è nel cielo. Lassù vivono coloro che la Chiesa ha posto come modelli per tutti, i santi. Lassù vivono coloro che ci hanno preceduto nel raggiungimento della meta comune, i nostri cari defunti, coloro che vivono in Dio, i santi di casa nostra. In questo modo, persino il momento più drammatico per la vita di un uomo e di una donna, come lo è la morte, viene raggiunto dalla luce della fede che ci consente di guardare con speranza anche a quello che sarà il momento del nostro tornare alla casa del Padre. In questi primi giorni di novembre, in particolare, visiteremo i cimiteri dove riposano le persone che abbiamo conosciuto, apprezzato, amato, condiviso insieme un cammino. Il destino che ci attende è davvero grande. Questa realtà ci dà una grande forza per vivere con più intensità la nostra vita quaggiù. Come allora per un cristiano non trovare davvero assurdo e pericoloso il proliferare di un modo pagano di festeggiare certe ricorrenze di inizio novembre? Come cristiani non vogliamo sminuire il grande tesoro della nostra fede, di quello che ci hanno insegnato i nostri genitori, le tradizioni che ci hanno tramandato i nostri nonni. Vogliamo invece custodire la nostra fede e soprattutto trasmetterla agli altri con gratitudine, avendola anche noi ricevuta. Uno dei modi più confusi e deviati di vivere queste ricorrenze è la festa di Halloween. La fede a realtà molto più interessanti e ragionevoli da consegnarci rispetto alle zucche vuote. Ai bambini e anche adulti travestiti da streghe, fantasmi, vampiri e diavoli che girovagano di casa in casa con la domanda sulle labbra: dolcetto o scherzetto? Questa è l'ingenua traduzione di una formula dell'antico cerimoniale pagano
come il dilagare di discutibili feste serali e notturne dei ragazzi più grandi, storditi dal volume della musica e ambigui divertimenti. Feste come questa si stanno moltiplicando fra l'ingenuità di molti, purtroppo anche nei nostri paesi e nelle nostre città. Per educare il nostro modo di guardare la realtà a partire dalla fede, non possiamo dimenticare che il cuore di ogni uomo e di ogni donna è pieno di grandi domande sul senso di tutto. Tra queste domande, la vita e la morte sono forse i nodi più scoperti. Usiamo piuttosto del tempo che abbiamo a disposizione per andare a fondo delle questioni più decisive. Verifichiamo se in noi la fede regge davanti alle sfide del vivere o se, al contrario, quello di Cristo è diventato solo un nome. Halloween è una festa nata in ambito pagano che non ha nulla a che vedere con la fede cristiana. Celebra il Dio della morte ed è intrisa di esoterismo e magia. C'è un'evidente contraddizione per chi è battezzato, anche se l'intenzione con cui lo si festeggia non è cattiva, né tantomeno contro la fede in Cristo. Occorre però essere molto vigilanti. Carissimi, custodiamo e alimentiamo invece in noi e nei nostri ragazzi il gusto per le belle cose, per le cose vere, buone, giuste. I santi che festeggiamo sono uomini e donne che hanno vissuto senza maschere, pieni di passione per Cristo e per il prossimo. Carissimi, siamo certi che la fede non abita nel buio ed è luce per le nostre tenebre. Festeggiare i santi vuol dire celebrare il Cristo risorto. Tanto è vero che i padri della Chiesa hanno sempre definito questa grande festa del primo novembre la Pasqua dell'autunno, la schiera innumerevole di santi, persone che abbiamo conosciuto, incontrato, condiviso un cammino, persone d'altri tempi ma sempre attuali, perché la storia ce ne ha tramandato l'esistenza, tutto quanto hanno compiuto, la loro eroicità. Tutti insieme, santi del cielo e santi di casa nostra, siano coloro che intercedono per noi nel cammino della vita, che ci aiutino a percorrere le non facili strade che la nostra società ci chiede di percorrere, ma di trovare la strada giusta, che è quella del Vangelo e quella delle beatitudini. Dio un giorno ha dato a Mosè i comandamenti. Gesù li ha attualizzati con la bellissima pagina delle beatitudini che abbiamo ascoltato nella versione di Matteo. Comandamenti e beatitudini sono la nostra segnaletica stradale per poter camminare nella verità e nella fede e un giorno incontrare il Signore risorto e fare esperienza con tutti i nostri santi e con tutte le nostre sante che ci hanno preceduto nel cammino della vita e ora vivono la pienezza della vita nel Signore risorto.